Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, secondo video del giorno. Non abituatevi troppo perché è stata una casualità. Perché oggi due video? Perché ieri è uscito anche il calendario ufficiale della Serie A. Trovate ovviamente link in descrizione dell'articolo sul calendario per vedere anche il calendario completo, sempre sul mio sito. Ma oggi non parliamo del calendario, non parliamo delle 38 giornate di Serie A, ma parliamo invece delle 38 giornate di Serie A in chiave fantacalcistica. Perché? Perché con l'uscita del calendario ovviamente esce anche la griglia portieri. Per chi non la conosce, ovviamente ogni anno faccio il video. La griglia portieri in pratica è una griglia, una tabella, che in pratica va a calcolare quante partite giocano contemporaneamente in casa o contemporaneamente in trasferta due squadre. Su cosa si basa questo principio? Si basa sul fatto che una squadra quando gioca in casa subisce meno gol. Automaticamente, se si prendono due portieri che non giocheranno mai in casa, e quindi ogni giornata avrete sempre un portiere in casa, avrete più possibilità di subire meno gol. Ovviamente, ad esempio, nella griglia portieri quest'anno c'è Crotone e Benevento. Non è detto che se prendete Crotone e Benevento avete più possibilità di subire meno gol, invece se prendete Lazio e Parma, che insieme magari non ci azzeccano niente. Però vabbè, il discorso è questo. Ragazzi, io non sto qui a dilungarmi più di tanto, trovate in descrizione il link all'articolo, vi dirò semplicemente qualche coppia veloce, le più importanti, diciamo così, quelle con il numero, cioè con zero partite contemporaneamente in casa e in trasferta. E inoltre poi nell'articolo qui sotto in descrizione vi manderò la griglia portieri, e sul mio sito uscirà anche un altro articolo su come comporre la porta, che poi ovviamente farò anche il video. Ma oggi appunto parliamo di queste coppie, velocemente vi dico le migliori, parliamo dei derby principalmente, quindi c'è la coppia Juve-Torino, una coppia storica perché ovviamente è un derby, e non giocheranno mai in casa insieme, così come Milan e Inter. Milan e Inter parliamo di una coppia praticamente impossibile da fare persino in un fantacalcio a 4, perché Donnarumma e Handanovic sono tra i 4 migliori portieri nel campionato, se non tra i 3 insieme a Szczęsny. Poi un'altra coppia molto molto forte è quella di Roma e Lazio. Roma e Lazio che però quest'anno avranno l'ultima giornata in contemporanea in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Roma e Lazio però ci hanno 0 con Spezia e con Sassuolo rispettivamente, Lazio Spezia e Roma Sassuolo, che avranno ben 0 partite in comune entrambe, quindi potete magari puntare sul portiere della Roma, poi prendere quello del Sassuolo e magari un terzo portiere che abbia un'ottima accoppiata con una delle due. Oppure stessa cosa con Lazio e Spezia, però magari qui prendere un secondo portiere invece che un terzo, perché comunque sul portiere della Spezia non ci si può fare tanto affidamento vista la squadra. Un'altra accoppiata appunto è Crotone e Benevento, ma che non mi sto qui a citare perché non la consiglio, comunque si tratta di due portieri abbastanza scarsini. Ma ci sono anche delle coppie che passano un po' in secondo piano, io vi ho detto le tre migliori che sono dei derby, ma più che altro ci sono altre porte che in fantacalci numerosi si possono fare e sono ottime, come vi posso dire quella di Napoli e Parma, magari prendere Meretto, Spina e Sepe, o ancora Fiorentina e Bologna accoppiandole con un terzo portiere di spessore, non lo so, magari un portiere del Genoa che ha l'accoppiata con ottima con uno dei due e così via. O ancora Atalanta e Verona, questa è un'ottima coppia che mi piace tantissimo, perché comunque il Verona è una squadra che non subisce tantissimi gol, l'Atalanta è una squadra molto molto forte, ma magari mettendo un terzo portiere così che avrà qualche giornata facile qua e là, potete veramente fare un'ottima porta. Però sui terzi portieri ovviamente vi rimando all'articolo che farò in un futuro, all'articolo e al video su come comporre la porta, che farò fra qualche giorno. Qualche altra coppia interessante è Genoa-Sampdoria, che si tratta sempre di un derby, e per il resto niente di particolare, anzi c'è anche Cagliari-Udinese, che comunque è un'ottima porta, e anche Fiorentina-Bologna, che mi pare che ho già detto. Ragazzi, queste erano le più interessanti, ovvero quelle a 0 partite, tranne Lazio-Roma, ovviamente, a 0 partite in contemporanea, entrambe in casa o entrambe in trasferta. Io vi ricordo che in descrizione trovate sempre il mio sito, seguitemi anche sui social, non lo so, vabbè, non lo dico mai, però seguitemi se volete. E niente ragazzi, io vi saluto, ciao a tutti.